Salve a tutti ragazzi, qui è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su 7 Deadly Sins Grand Cross versione global o versione italiana, ecco come si può suol dire. Allora, rifiuto, grazie mille per il boss. Allora, oggi ci troviamo qui dopo una settimana più o meno che non portavo 7, anche perché non c'era questo granché di cosa da fare a parte farmare, dove vi ricordo sempre che vado live su Twitch dalle 16 alle 19 il pomeriggio e la sera alle 21, dove quasi sempre praticamente porto 7 la sera. Il pomeriggio portiamo altri tipologie di gioco, a parte oggi, dove alle 16 vedremo le news insieme stesso in game del gioco, quindi alle 16 mi raccomando su Twitch. Poi alle 21 vi voglio tutti perché andremo a pullare, come vediamo, 400 gemme o... Cercherò di pullare il minimo indispensabile per trovare Escanor, perché oggi sì, è uscito Escanor. Possiamo andare a vedere anche la batch. Possiamo vedere Escanor, naturalmente, quelli di Netmarble, sì... Non avevano voglia di tradurre la batch e quindi hanno deciso che no, deve rimanere in giapponese. Vabbè, è arrivato il nuovo Escanor, ok. C'è, vabbè, la solita batch inutile. Poi vabbè, io ho i ticket che stasera naturalmente andremo a pullare, quindi mi raccomando, mi voglio online stasera su Twitch alle 21. Allora, vediamo velocemente le news in game quali sono. Basta andare, vabbè, cliccare un pannello a caso e vediamo avvisi. C'è, vabbè, Orbita Solare, che praticamente, come possiamo leggere, è arrivato il dio sceso in terra, è arrivato Escanor verde. Poi vabbè, a parte i regali di diamanti, tutto quello, c'è un nuovo accesso, hanno fatto un nuovo login che durerà una so, 2 settimane più o meno, 15 giorni, una cosa del genere. Poi naturalmente c'è il nuovo evento, l'evento crescita, che vi permetterà di avere 3 pendant SSR. Per fare questo evento bisogna utilizzare Escanor, semplicemente, se non lo riuscite a trovare potete prendere quell'amico, molto easy. Vabbè, i soliti eventi, è stato rilasciato Shitta, la famosissima ascia di Escanor, con questo evento, come potete vedere, che ogni giorno possiamo dare soltanto, come sta scritto qua sotto, massimo 20 punti giornalieri, e a parte quelli là gratis che si possono dare giornalmente, come vedete io ho 35 punti perché i 15 li ho dati, quelli là gratis che si possono dare ogni giorno, quindi diciamo che al giorno si possono dare 35 punti, ecco. Cosa permetterà di fare? A parte di avere calici, gemme, anvil, drop dei boss, e alla fine avremo questa. L'ascia. La cassa ascia divina ritta è l'arma praticamente di Escanor OP fortissima, che naturalmente dovremmo avere tutti quanti. E sul Jap questo evento non è mai tornato, quindi mi raccomando, adesso che ne avete l'opportunità, farmate. Perché se sul Jap ancora non è tornato, sul Global immagino che non tornerà proprio. L'Hawk Pass, vabbè, manca ancora un giorno, quindi non sappiamo se domani avremo un nuovo Hawk Pass oppure no. Vediamo questo, una sorta di vantaggi, come sta scritto qua, Payback, che per ogni gemma utilizzata, ogni 30 gemme, abbiamo un premio quasi. Le prime 30 gemme, ste pietre di merda, altre 30 gemme i calci, poi dopo 40 gemme, 100 diamanti bisogna utilizzare, 20 anvil e così via, fino all'arrivo di 500 diamanti per il ticket SSR. Naturalmente vi sconsiglio, se avete trovato già Escanor, che ne so, in 100-150 gemme, di continuare il giro, perché pullare 500 diamanti per un ticket SSR non ne vale minimamente la pena. Naturalmente, che ne so, state a 440-470 potete farci un pensierino per avere il ticket, ma più di quello niente. Al massimo pure se state sui 250 diamanti per avere le 100 anvil, che non fanno schifo. Per il resto conservate, perché naturalmente molto probabilmente settimana prossima avremo Lidia e quindi le gemme serviranno per pullare su Lidia. Poi cosa, vabbè, a parte la roulette che c'è ancora, fra 10 giorni scade, non ci sono problemi. Cosa hanno aggiunto? La nuova storia, hanno aggiunto un nuovo capitolo della storia, quindi avete molto da farmare, come vi posso far vedere. Avremo le 30 gemme del capitolo 6, esatto, le 30 gemme che... ah no, il capitolo 7, sbagliato. 30 gemme del capitolo 7 che adesso potremo prendere, quindi gemme in più per Escanor. È stato aggiunto, naturalmente, come non poter dimenticare, una nuova battaglia, il Boss King, che vi farò una videoguida, ma molto semplicemente vi posso dire che, a differenza del Jap, come possiamo vedere, il drop delle monete d'oro è solo questo praticamente, droppa solo monete d'oro, mentre invece sul Jap bisognava farlo ad L per avere un drop di monete d'oro maggiore. Infatti cosa potremo prendere con queste monete d'oro? Andiamo nel negozio apposito di questo evento, e possiamo vedere che possiamo prendere il costume di King, bellissimo, tutto quello che volete, e altri drop. Quindi possiamo dire che potete farmare all'infinito questo evento, se avete molta stamina mettete là in hard e avete fatto, molto semplice come evento. In extreme io ho provato, ma bisogna giocarsela bene già in extreme. In L non ci ho provato proprio perché sicuramente mi shotterà male. Parleremo dell'evento naturalmente in un prossimo video, non ho visto qui allungare ancora il brodo.
Poi, ok, poi hanno aggiunto semplicemente l'ultima news, diciamo, per oggi. Che se andate nel menu, nel deposito oggetti, potrete vedere che io già ho riscattato. Qui c'è una cassa speciale, singola. Voi cliccate sulla cassa e vi chiederà una password. La password ve la mostrerò qui a schermo, è Sunshine. Per chi non lo sapesse scrivere, per chi non conoscesse l'inglese, ve la mostro a schermo, così scrivete tutto in maiuscolo e avete fatto. Molto semplice, avrete ottenuto le vostre 300.000 monete d'oro. E poi, signori, questo è praticamente l'aggiornamento che oggi c'è stato fatto. Non è che hanno aggiunto oltre, cioè già hanno aggiunto abbastanza per quello che dovevano fare. Naturalmente, Escanor, io vi consiglio, vi faccio un esempio. Ho 400 gemme, io farò solo un giro. Se mi esce bene, se no conservo, perché naturalmente preferisco trovare Lidia che Escanor verde, perché Escanor verde riuscirà, mentre Lidia sarà solo in batch specifiche. Quindi preferisco pullare un giro da Lidia che me la dà garantita, piuttosto che fare giri su Escanor per poi non ottenerlo. Naturalmente vi ricordo ancora che stasera alle 21 staremo live su Twitch per pullare, mentre alle 16 di oggi pomeriggio staremo in live un'oretta e mezza, vediamo, per farmare, diciamo, l'evento di King. Parleremo del gioco, della manutenzione che è stata fatta e di tutte le news che ci sono state. Quindi, signori, io spero che questo video info news vi sia piaciuto. Vi ricordo, live su Twitch. E niente, ci vediamo ad un prossimo video, molto probabilmente con la video al boss King. Alla prossima!